Bitch, I'm a player. I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you a ear, ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Mary of Shabaria, face of my genital area. The original picture of Mary's Christian Rivera. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic, and it's scary, call it Harry Carey. Cause every time a nigga Harry Carey and Mary a motherfucking dictionary, I'm swearing up and down, they can spit the shit hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring problem. E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a provare quella che è una build vecchia, già esistente nel gioco, ma che ha trovato nuova vita grazie all'uscita del prescelto del viaggiatore. La build in questione è quella che fa utilizzo del risveglio cinere, un guanto esotico per il titano che migliora le sue granate a fusioni. Le granate a fusioni le andremo a usare in combo al ramo di mezzo dello spezzasole, quindi al maio ardente, utilizzando fiamme ruggenti, che è un perk che funziona come furia. Come vedete a schermo, in sostanza le abilità solari quando uccidono forniscono un buff al danno. In sostanza, grazie a questo buff e all'utilizzo di plesso solare sull'armatura, potremo one shottare con il martellino quando abbiamo attivo fiamme ruggenti per uno, e one shottare con la granata fusione, che diventerà una granata impatto, quando abbiamo fiamme ruggenti per due. Inoltre la granata fusione, quando uccidiamo grazie al risveglio cinereo, sarà ricaricata. Vi faccio velocemente vedere quella che è la build che uso, una build tutta normale, tutta di supporto, tranne appunto la disciplina, che è 80, comunque dovrebbe essere al massimo. Ci vediamo direttamente nel gameplay. In sostanza, com'è che funziona questa build? Adesso cerco di darvene subito un esempio. Tu hitti, spari la nade, hai fatto. A questo punto muori. Ora abbiamo fiamme ruggenti per uno, vediamo se riusciamo a beccare lui con il martellino. Preso. E ora dovremo poter one shottare con la granata. Certo, prendendo qualcuno. Ecco, questo è il momento in cui uno dovrebbe utilizzare in realtà il prescelto viaggiatore per niente. Il prescelto viaggiatore per recuperare le granate, ma con questa mappa è un pochino complicato. Dicevo, questa build è divertente proprio perché ti permette di uccidere, ma non è morto, persone tirandogli pagnotte in faccia come se fossero pezzi di pane appena sfornato. Ed è divertente, come nel caso che vi faccio vedere ora. E non è nemmeno troppo difficile usare, visto che la situazione del fuggiolo è più o meno questa. La cosa carina di questa build è che può essere integrata direttamente con la super, perché le kill di Maio Ardente triggerano appunto fiamme ruggenti, che quindi ti permette di one shottare con le granate. Infatti adesso dovrei riuscire a farvelo vedere, sempre se tipo lui morto. Vi dovrei aver fatto vedere qualche clip che ho fatto ieri sera mentre eravamo in live su YouTube, quindi mi raccomando, vi ricordo tra l'altro, ne approfitto, di passare in live se vi capita la sera, perché ci trovate ogni tanto. A proposito, vi ricordo l'appuntamento che abbiamo mercoledì 16 per l'evento di presentazione di PS5, quindi mi raccomando, non mancate. Per il resto siamo messi in un 4v4 molto scarno. E voglio dire una cosa a livello, proprio parlando della build, se c'ha un difetto questa build è che non è facilissimo da attivare la sinergia, da attivare la combo, da far ingranare la marce giuste alla combo per poter funzionare, perché sebbene non sia difficilissimo far partire la combo, non è nemmeno troppo facile. Difatti, il più delle volte queste cose non riescono, e quindi ci si ritrova con magari un per uno di fiamme ruggenti, che non è utile ai fini della build.
Fame ruggente troppo scorretta come arma. Speriamo tutti in un nerf. Ok, mangiamoci questo al volo. Proviamo a fare qualcosa con le nostre granate. Ecco, come vedete può essere utile questa build anche a pulire, a finire, a confermare qualche kill che non siamo riusciti per qualsiasi motivo a portarci a casa. Ok, me l'hanno inculato. Peccato. Comunque, visto che immagino che il video stia per finire, iniziamo a tirare un attimo le somme di quelle che è, di quella che è stata l'esperienza con questa build. Allora, innanzitutto c'è da dire che assolutamente mi sono divertito da morire, perché è una build divertente, è una build fresca che non ti annoia usarla. Soprattutto è particolare, è diversa dal solito, quindi utilizzi un'arma, un setup che non è quello classico. Quindi si allontana dal classico del meta per abbracciare qualcosa che è diverso, ma allo stesso tempo un sacco divertente e anche valido. Non come la mia super, per esempio. Credo sia stata una delle build più divertenti che ho provato in Crogiolo da qui a qualche tempo. Difatti non si può paragonare a nulla. L'ebbrezza di tirare pizza in faccia così alle persone è veramente divertente. Uno inizia a sparare e finisci la kill col penno, con la granata. Quindi nel mentre che finisce la partita io vi faccio i saluti finali. Vi ricordo di passare il 16 sera in live sul canale YouTube, perché porteremo e parleremo insieme della live di presentazione di PlayStation 5. Quindi mi raccomando, puntuali, perché è un appuntamento di quelli a cui non si può mancare. A questo punto mi raccomando, lasciate like, commentate e iscrivetevi. Noi ci vediamo domani sera in live su YouTube per parlare del nuovo evento di PS5. E detto questo, ciao a tutti. Siamo la tua salvezza.